Ha scelto il salone del gonfalone del comune di Salerno il presidente della regione Vincenzo De Luca per annunciare ieri i nuovi stanziamenti a beneficio della Campania. A margine della conferenza stampa di Salerno Letteratura, l'ex sindaco di Salerno è intervenuto su sanità, infrastrutture e soprattutto in merito al prossimo ingente finanziamento all'aeroporto di Ponte Cagnano Costa d'Amalfi. Intanto abbiamo trovato i 50 milioni veri, non finti, per realizzare la pista più lunga all'aeroporto, ma soprattutto abbiamo fatto un'intesa con Capo Chino che ha l'obiettivo di portare a Salerno nell'arco di 7 anni 3 milioni e mezzo, 4 milioni di viaggiatori e nell'insieme del sistema Napoli-Salerno 20 milioni di viaggiatori nell'arco di un decennio. Stiamo parlando di cifre enormi e stiamo parlando di investimenti che cambiano il destino di un territorio. Non so quanti nella nostra città, nella nostra provincia se ne siano resi conto, ma stiamo lavorando a questo, a creare il futuro della nostra città e della nostra provincia e a dare un respiro internazionale. Milioni di viaggiatori significa un'economia turistica vera, solida, significa ricchezza, significa lavoro per le giovani generazioni. E se uniamo questo al completamento del progetto di trasformazione urbana del fronte di mare, beh, allora capiamo che questo è il futuro e il destino di Salerno. Da oggi in poi non c'è più nessun alibi, il direttore generale può avviare le procedure per reclutare 160 unità lavorative per il pronto soccorso, ma anche per i reparti che sono in sofferenza. Daremo anche un'altra indicazione: procedere allo scorrimento di tutte le graduatorie aperte, cioè evitare di imbarcarsi in concorsi che durano 2 anni, 3 anni. Ci sono tante graduatorie per vari settori della medicina, per gli infermieri. Per i tecnici sono graduatorie che riguardano gli ingegneri, che riguardano i tecnici informatici. Prendere le graduatorie dovunque siano nella regione, fare lo scorrimento delle graduatorie, mandare a lavorare subito le persone che hanno partecipato alle selezioni. Dunque, è una bella giornata anche per questo. 160 unità lavorative sono un passo in avanti decisivo. Per il nuovo ospedale abbiamo ormai addirittura arrivo il bando per selezionare i progettisti. Dal punto di vista urbanistico ci siamo. La cosa più importante che si doveva fare l'abbiamo fatta, cioè trovare 400 milioni di euro. Ricordiamolo sempre ai nostri concittadini perché sembra che tutto cada dal cielo. No, cade da De Luca, sia detto con molta chiarezza, in modo che ci capiamo bene.